Per capire la missione di Padre Pio da Pietrelcina in mezzo al popolo di Dio, occorre sottolineare la profondità e l'intensità della sua appartenenza a Dio. È stato un religioso eccezionale ed è stato un gigante nel servizio sacerdotale, perché era un uomo che completamente, irreversibilmente, apparteneva a Dio. Un'appartenenza nell'assoluto, nel concreto, nella quotidianità, nella ferialità. Un'appartenenza per essere Cristo nel mondo, per essere con Cristo nel mondo, ad indicare agli uomini la strada della speranza vera e del perdono. È stato un ministro che giorno dopo giorno, nel portare la croce, è diventato testimone del sacro, quel sacro che quotidianamente donava nella celebrazione dell'Eucaristia e nell'assoluzione dei peccatori pentiti. Ha testimoniato il sacro, inoltre, nella sua esistenza, nelle sue stimmate di cui Dio l'aveva segnato, ma soprattutto nell'offerta continua della sua volontà e della sua indicibile sofferenza come partecipazione alla redenzione del mondo. Ed è dentro questa realtà di celebrazione e di testimonianza, di ministero e di coinvolgimento che è diventato per tutti amministratore della salvezza. Un popolo di peccatori si è trasformato in un popolo in cammino verso la santità, perché un uomo con le mani forate tracciava un segno della croce nel nome di Dio. Diceva: io ti assolvo. Padre Pio è stato testimone del mistero della celebrazione dell'Eucaristia nel confessionale, nella fatica più dura ed efficace del pastore di anime, che è quella di ricondurre la pecora lontana al cuore del Padre, i pascoli eterni della parola di Dio. E questo significa una lunga, costante, coraggiosa pazienza. Qui si innesta il valore del sacerdozio e la vita di Padre Pio, sacerdote per tutti e per sempre.